Riassumiamo dunque quello che abbiamo appena visto con gli esperimenti. Abbiamo un'asta, un corpo rigido, un'asta vincolata nel baricentro con due forze applicate verso il basso, sarebbero i pesi. L'asta rimane in equilibrio, cioè non ruota, se il prodotto braccio per forza, qui a sinistra, è uguale al prodotto braccio per forza a destra, come indicato qua nella formula. Per esempio, un peso in posizione 6, 6U, unità di misura, sarebbero 6 gancetti, 6 per 1, 1 per 6, deve essere uguale a due pesi in posizione 3, 3 gancetti, come indicato qua, 1 per 6 uguale 2 per 3. Perciò dove la distanza, cioè il braccio, è metà, 3 è la metà di 6, lì il peso deve essere doppio, due pesetti anziché uno. Questo significa che la forza, cioè il pesetto che viene agganciato, e il braccio sono inversamente proporzionali. Dove il braccio è metà, la forza è doppia. Il prodotto forza per braccio si chiama momento torcente o momento della forza. In questo esempio ho disegnato anche la forza vincolare che fa il fulcro. Se non ci fosse questa forza vincolare verso l'alto, un pesetto più due pesetti darebbe una forza complessiva di tre pesetti e l'asta traslerebbe verso il basso. La forza vincolare invece impedisce all'asta, in particolare al fulcro, di traslare in basso, lo mantiene fermo e quindi fa una forza uguale e contraria a queste due, quindi tre pesetti, 1 più 2. Questo vale trascurando il peso dell'asta. Se l'asta ha un suo peso non trascurabile, immaginiamo per esempio che l'asta abbia un peso pari a un pesetto, allora la forza vincolare deve contrastare tre forze, questa, la forza A, la forza B e il peso dell'asta. Quindi nell'esempio sarebbe 1 più 2 più 1, 4 pesetti. La forza vincolare dovrebbe essere intensa, 4 pesetti. Qui ho proposto un altro esempio in cui l'asta è sempre vincolata al centro, cioè nel baricentro, e le forze sono applicate con due bracci che uno è i tre mezzi dell'altro. Qui per esempio sono tre gancetti, questo braccio qui, e mentre invece il braccio della forza A sono due gancetti soli, 2U e 3U. Allora, per mantenere l'asta in equilibrio senza farla ruotare, dove il braccio è triplo la forza deve essere doppia, due pesi, dove invece il braccio è doppio, due gancetti, 2U, due unità, la forza deve essere tripla. In questo modo il prodotto forza per braccio fa 3 per 2, è indicato qui, 3 pesetti per 2 gancetti, 3 pesetti per 2 gancetti e 6, e lo stesso valore è anche il momento torcente a destra, perché appunto è stavolta 3 gancetti per 2 pesetti, 3 per 2, 3 gancetti per 2 pesetti, quindi 3 per 2 uguale 2 per 3. L'importante è sempre che il prodotto forza per braccio sia uguale sia a destra che a sinistra, cioè il momento torcente di sinistra e quello di destra siano uguali. I momenti torcenti, come spiegato anche nel video precedente con gli esperimenti, i momenti torcenti non sono soltanto i valori numerici forza per braccio, ma sono dei vettori. La forza A, in particolare, cerca di far ruotare l'asse in senso antiorario e per la regola della mano destra abbiamo visto nel video dell'esperimento che il momento torcente è un vettore che viene verso di noi, un vettore che esce dallo schermo dal monitor e viene verso di noi, lo vediamo di punta e quindi lo rappresentiamo con un cerchio, con un puntino, rappresenterebbe appunto la freccia del vettore, la freccia vista di punta. Quindi quando uno ha una rotazione antioraria, una forza che vorrebbe far ruotare l'asta in senso antiorario, il momento torcente viene verso di noi e si rappresenta come una freccia vista di punta. Invece la forza B tenderebbe a far ruotare l'asta in senso orario, e sempre con la regola della mano destra, come abbiamo già visto, il momento torcente della forza B è un vettore invece che entra nel monitor e quindi è un vettore visto da dietro e si rappresenta quindi con una X. In questo disegno non ho rappresentato la forza vincolare, ma ovviamente la forza vincolare è una forza che va verso l'alto, applicata nel vincolo, cioè nel fulcro, in quanto deve impedire la traslazione del corpo rigido, quindi deve contrastare questa forza di 3 pesetti e quest'altra di 2, e quindi la forza vincolare deve essere di 5 pesetti. Se poi
c'è anche il peso dell'asta, immaginiamo come prima che sia pari a 1P, un pesetto, allora la forza vincolare in totale deve essere 6P, perché è 3 più 2 più 1. In questo modo tutte le forze che vanno in basso, 3 più 1 più 2, vengono perfettamente bilanciate dalla forza vincolare che va in alto e è di 6P. Faccio notare che questo disegno è impreciso, mi accorgo solo ora, perché questa forza 3P deve essere rappresentata da un vettore, una freccia più lunga di quest'altra che invece è meno intensa, 2P, quindi questa doveva essere più lunga e questa freccia più corta.